Buongiorno a Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ciao Davide. Buongiorno, buongiorno. Oggi è lunedì. Grazie, lunedì. grazie. Buon inizio di settimana. È un piacere, sì. Andiamo. Controlliamo. Allora, partiamo oggi dal Messaggero che titola così in apertura: il piano del tesoro sul fisco, debiti cancellati dopo 5 anni. E poi nelle pagine interne si parla di ragazzi, si parla di scuola, lezioni finite nell'anno più duro, didattica a distanza e turni dipende dai vaccini, domani l'ultima campanella in quasi tutte le regioni, 200.000 prof in meno rispetto alla ripresa, caccia ai supplenti. E poi c'è un pezzo sulle foto di classe, rito intergenerazionale, scrive il Messaggero, che ci ricorda come eravamo con delle foto insomma storiche, la foto di classe di Mario Draghi al liceo Massimo di Roma, quella di Matteo Renzi, quella di Bruno Vespa, insomma riti che si ripetono di anno in anno e che diventano storie. A te Davide. Sì, sì, vabbè, le foto di classe, diciamo, della serie siamo stati tutti a scuola e fin qui, diciamo, così va, mi pare abbastanza. Non tutti ne hanno tratto uguale profitto, mettiamola così, però siamo stati tutti quanti a scuola. Il punto è questo. Allora, quest'anno scolastico, in queste ore, in questi giorni, un po' in tutta Italia, sono calendari diversi, ma insomma, si va alla fine dell'anno scolastico. Non è stato un anno scolastico esaltante, sono stati fatti ripetutamente tentativi di riuscire a cavare il massimo possibile da una situazione non esaltante, in cui non si poteva andare tutti in presenza, però non si è riusciti a fare molto. Bisogna ammettere che il risultato si è anche discusso sulla possibilità di prolungare l'attività scolastica, utilizzare i mesi estivi, che mi sembrava francamente il minimo, e però insomma alla fine si va verso la chiusura dell'anno scolastico. È inutile piangere sul latte versato, però cerchiamo di non sprecare latte all'infinito. Qui si è fatto una confusione diabolica tra la didattica a distanza e la didattica digitale. La didattica a distanza è un'emergenza drammatica cui ti tocca, diciamo, aderire. Intendiamoci, guardate che ci sono realtà di didattica a distanza permanente, perché ci si dimentica spesso dei bambini e dei più giovani che hanno problemi di salute molto rilevanti e che fanno didattica a distanza, e quindi comunque quella roba lì devi riuscire a farla funzionare. Ma non si deve confondere la didattica a distanza con la didattica digitale. Qui l'Italia e noi siamo terribilmente indietro, e quella didattica digitale non solo non esclude la presenza, ma si accompagna alla presenza e si accompagna alla scuola normale e comporta la necessità di avere una organizzazione di didattica nazionale, una piattaforma di didattica digitale nazionale, e far confluire in quella piattaforma non solo il registro, cioè le presenze e le assenze, che vabbè, quello è, ma fare confluire le lezioni. Quest'anno, nel corso di quest'anno travagliatissimo, per esempio, ma è un dettaglio di colore, due dei nostri insegnanti hanno preso due premi internazionali come migliori insegnanti del mondo. Ripeto, è un po' di colore, però noi dentro la scuola italiana abbiamo tantissima gente di grande valore. La didattica digitale che funziona li mette a disposizione di tutti, dà loro una vetrina collettiva. Noi perché non dobbiamo sprecare quello che abbiamo? Allora, questa roba qui ci si riesce a lavorare e a metterci la testa mente prima di riaprire l'anno scolastico? No, perché se no riapriamo l'anno scolastico dove da una parte le vaccinazioni ci avranno messo in qualche maggiore sicurezza rispetto ai contagi, però staremo a parlare e i supplenti e l'organico e le classi pollaio, che poi abbiamo la più bassa presenza, cioè abbiamo sotto la media europea di presenza per classe, poi ci sono alcune che sono sovraffollate e altre che non si riescono a costituire perché ci sono pochi studenti, ma almeno ragioniamo sulle cose reali, e l'edilizia scolastica, ci sarebbe il contenuto. Questa, scusate se apro questa mattina e la settimana su questo, ma è una cosa talmente rilevante e che riguarda il futuro, ma non riesce a trovare spazio di opinione pubblica, spazio di espressione sui mezzi di comunicazione. Perché? Perché o si parla di sindacalese o si parla di drammi relativi al virus. Ci sarebbe anche la normalità della didattica, di cui noi italiani, per la miseria, dovremmo avere qualcosa da dire.
Decisamente. Andiamo sulla prima di Repubblica. Titola così questa mattina: il turismo esce dal virus. Poi ci sono un po' di numeri. Le prenotazioni per le vacanze sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno. Roma chiede a Bruxelles di anticipare il Green Pass a metà giugno, al 15 giugno. Altre 4 regioni in bianco. E poi ci sono anche le prenotazioni degli stranieri molto significative, che sono aumentate del 103%. Insomma, sembrerebbero dati confortanti, Davide. Sono dati confortanti, appunto le prenotazioni sono aumentate del 103%, ricordiamoci che le stiamo paragonando a un anno in cui erano, diciamo così, piallate a zero, quindi comunque benissimo. Le ricerche online, che sono un avviso, cioè stanno cercando di capire come arrivare in Puglia anziché in Veneto, sono aumentate del più del 50%, quindi i segnali ci sono. Allora, però bisogna mettere le mani avanti ed evitare poi di creare drammi dove non esistono. Il pass europeo prima arriva e meglio è. Quando sarà arrivato non significa che finiscono i controlli, perché vedo già qualcuno che dice: ma come, io sono vaccinato eppure c'è la necessità del tampone. Perché bisogna evitare di cadere nell'allucinazione dei due gruppi esaltati, cioè il gruppo esaltato che dice il vaccino uccide e l'altro gruppo esaltato che dice il vaccino salva da tutto. No, i controlli si fanno, perché bisogna stare attenti anche a non perdere la traccia del virus. La traccia del virus lo fai con le vaccinazioni, cerchi di ammazzarlo, ma il sopravvissuto devi cercare in qualche modo di tracciarlo, il virus, e quindi fai anche questi controlli. Quindi non inalberiamoci per questo. E seconda cosa, bellissimo, guarda, io sono, se solo potessi partirei oggi per andare in giro per il mondo a svacanzare, perché è bellissimo, è un diritto dell'umanità. Per noi italiani siamo anche una meta di turismo, oltre, per noi è lavoro oltre che sano e divertimento. Attenti, perché nel settore del turismo e della ricezione, a causa del modo in cui abbiamo congegnato il mercato del lavoro, rischiamo di avere dei problemi, cioè avere dei buchi, avere una disoccupazione molto alta e una richiesta di lavoro che non viene soddisfatta. Questo ha a che vedere con il tipo di ammortizzatori sociali o di assistenzialismo che hai messo in piedi e con le difficoltà dei contratti temporanei, che sono comunque un'occasione, perché in tutto il mondo, diciamo, sviluppato, proprio nel mondo ricco, i più giovani vanno a cercarsi un reddito anche durante l'estate, soprattutto durante l'estate e durante le vacanze. Non c'è niente di male, anzi, andrebbero premiati per questo. Dalla prima della Stampa: Casaleggio, l'addio al Movimento 5 Stelle, violate le regole, basta così. Intervista al figlio del fondatore, anche Conte Premier, grazie al mio movimento, dice. Poi a pagina 14 della Stampa: equilibri globali, rafforzare le alleanze contro Cina e Russia, Biden in Europa lancia l'asse delle democrazie. Davide. Allora, da mercoledì sarà presente negli Stati Uniti, in Europa, il presidente degli Stati Uniti. Giussi infatti l'aveva, è talmente entusiasta che l'aveva già dato per presente da ieri, già collocandoci a giovedì. Sarà un viaggio importante perché comunque anche la stagione della pandemia ha in qualche modo rinsaldato il mondo, diciamo tra virgolette, atlantico, Europa, Nord America, perché di cui fa parte Israele. Perché è il mondo dove la ricerca e la produzione sono riusciti a mettere a punto i vaccini che funzionano di più e che adesso ha il dovere morale, ma anche la convenienza materiale, di mettere a disposizione di tutti quanti. Naturalmente stiamo correndo perché la produzione sia sufficiente in tal senso. Da una parte i russi, dall'altra i cinesi, su questo fronte non hanno dato prova di particolari capacità. Ora, questo viaggio del presidente statunitense viene segnalato, appunto annunciato, dicendo: viene qua a dirci che non dobbiamo avere rapporti troppo stretti con la Russia o con la Cina. Non è propriamente così, e non è così neanche per gli Stati Uniti. Vedete, i rapporti di affari, gli scambi commerciali sono una cosa positiva e sono quello che, se fossero più fitti, diciamo così, renderebbero più sicuro il mondo. Noi continueremo a comprare gas dalla Russia, come altre cose naturalmente, continueremo ad avere delle catene del valore, quindi delle catene produttive che penetrano la Cina e quindi fanno scorrere questo nelle due direzioni. Il punto è un altro, ed è la questione delicata che si era posta prima della stagione della pandemia, non è inutile che ci giriamo attorno, cioè l'influenza politica di Cina e Russia.
cioè l'influenza dentro le nostre democrazie. L'Italia, vi ricordo, noi criticammo duramente questo fatto qui con il governo Conte 1, è l'unico paese del G7 che ha firmato un accordo di Via della Seta con la Cina. Quello non è un accordo commerciale, infatti non ci abbiamo né guadagnato un euro in più. È un accordo politico che parla di investimenti cinesi per fare una via commerciale che porta da noi. E questo non porta male, perché tra l'altro alcuni dei paesi che hanno accettato quel tipo di investimenti e quel tipo di prestiti si sono trovati e si trovano in gravi condizioni, perché nel caso in cui non si è in grado di ripagare il debito, non è come il debito nostro, che pure è altissimo, che contraiamo con i mercati. Lì lo contrai con un soggetto che ha un potere reale di dirti: se non mi dai i soldi mi prendo pezzi del tuo paese, territorio del tuo paese. Insomma, voi capite che è una cosa diversa, e quindi viva il commercio, viva le relazioni internazionali, però attenzione che con sistemi non democratici firmare accordi strategici può essere assai pericoloso. Se ne è parlato molto in queste ore. L'ultradestra cade in Sassonia, strada in discesa per il dopo Merkel, appunto le elezioni in Germania. Ci aiuti meglio a capire, insomma, cosa è accaduto in queste ore? Insomma, la signora Merkel, almeno fin qui, diciamo, è confermato il ritiro, quindi non si presenterà più alle elezioni, è il cancelliere che è stato eletto di più a quella posizione, però è finito, e quindi c'è un problema di rinnovo della classe politica. In Germania erano molto cresciute Alternative für Deutschland, la destra sovranista, ma non mica solamente in Germania, cioè erano cresciuti in altrove. Io non ho mai pensato che potessero vincere le elezioni, ma erano molto forti. Adesso vanno calando, e in Sassonia, per l'appunto, la CDU, cioè il partito della signora Merkel, invece aumenta notevolmente i propri voti. Fine dell'allarme, fine della questione? No, secondo me, con attenzione, c'è un errore di fondo in questo, e cioè quel voto di destra sovranista in giro per l'Europa era solo un sintomo. Era solo il segnale, quello non era il problema, quella era l'evidenziazione del problema. C'è una bella riflessione che si trova nell'ultimo libro di Farhid Zakaria, Il mercato non basta, il quale dice: la cosa strana è, lasciate perdere la pandemia, dopo le crisi che sono partite nel 2008, in realtà erano dei fallimenti di mercato, cioè un eccesso di mercato, i subprime, le assicurazioni, gli swap, una serie di questioni che dice: ma avete esagerato in finanza, avete esagerato in mercato non regolato. Questo, diciamo, a naso avrebbe dovuto spostare una parte dell'opinione pubblica, diciamo, in qualche modo a sinistra, antimercato. E l'ha spostata invece a destra, perché la sinistra nel frattempo si era convertita al mercato e, come gli amori tardivi e senili, diciamo, hanno perso la testa, mentre la destra l'aveva interpretata come una sorta di identità nazionale contro la finanza, perché la finanza è globale, e questo ha creato, diciamo, queste effervescenze. Però inutile concentrarsi su quel fenomeno specifico, ricordiamoci quello che c'è dietro, che è un problema ancora totalmente aperto. Allora Davide, ci siamo occupati ieri mattina in rassegna stampa dell'accordo del G7 sulla tassa sulle multinazionali, oggi nelle pagine interne di Repubblica: dall'Irlanda all'Ungheria, chi ostacola la tassa globale? La nuova imposta va approvata dai parlamenti nazionali, Dublino non vuole rinunciare ai suoi sconti fiscali, ma anche i repubblicani e gli americani sono scettici, Visco dice resta molto da fare. A te Davide. Sì, infatti volevo solamente segnalare che ieri era partita, a parte la tassa globale, cioè adesso c'è la tassa globale sulla società, guardate che non è mica, cioè secondo me è una cosa estremamente positiva, è giusto, però non è vero che c'è, cioè siamo al primo passo di un tragitto che potrebbe essere lungo, e oggi vedo che insomma si è diffusa la consapevolezza, cioè guardate che ci vuole tempo, certo che ci vuole tempo, anche perché ricordiamoci che passare dalla concorrenza fiscale all'armonizzazione fiscale può essere anche, e lo è secondo me, una buona cosa, ma porta con sé alcune conseguenze, tra le quali per esempio minore sovranità nazionale. Cioè meglio dirsele queste cose, perché sennò poi domani l'equivoco dice: sono riemersi i sovranisti. Ma tu glielo dovevi dire all'inizio che quali erano le conseguenze. Vuoi tassare le multinazionali ovunque lavori? No, questo significa che devi togliere a ciascuno Stato nazionale la sovranità di poterli favorire, altrimenti, perché se non lo fai in questi termini, di che stiamo parlando?
Allora Davide, si è parlato in queste ore, c'è polemica, insomma ieri è stata fatta questa proposta di far diventare Bella Ciao l'inno per il 25 aprile, una legge è stata chiesta per essere precisi. Subito la polemica, siamo a pagina 12 del Corriere della Sera, la proposta di PD, Italia Viva e LeU, si canti dopo Mameli. Alt del centrodestra, La Russa, brano comunista. Posto che io l'adoro, soprattutto nella versione per la casa di carta a cappella, meravigliosa, però è musicalmente accettabile, ma politicamente evidentemente crea polemica. Guardate che ci sono dei libri sulla storia di Bella Ciao, che sono fra l'altro di musica proprio, di storia della canzone, che sono cose interessanti. Per esempio, questa è una vecchia canzone, era una vecchia intonazione per bambini. Tant'è vero che c'è ciao ciao ciao, cioè c'è la ripetizione che era proprio per l'infanzia. Poi da quello è nato anche il canto delle mondine, tant'è vero che alcuni pensano che o credono, e poi cioè, leggo, non ho fatto io la ricerca, che venga prima il canto delle mondine e poi quello Bella Ciao. Sostenere che sia comunista, uno dice, ma l'hai letta, cioè, o l'hai ascoltata, cioè, in quale passaggio, nel morto, nel fiore o nella sepoltura, cioè per dire francamente. Tra l'altro non era neanche il canto dei partigiani intenso, anche perché durante la guerra partigiana non era una scampagnata, diceva la sera ci mettiamo davanti al fuoco e cantiamo, no? Cantiamo. Che canti? Cioè lì il problema era non farsi trovare. Era stato sostanzialmente un canto che era presente nella Brigata della Maiella. Poi dopo la liberazione, cioè quando le brigate si sono potute incontrare, perché durante la guerra non si poteva fare una cosa così, è diventato un canto partigiano. Il movimento partigiano andava dai monarchici, liberali, laici di giustizia e libertà, socialisti, i cristiani, le formazioni cattoliche e le formazioni comuniste. Non è che i partigiani erano comunisti, cioè esiste un limite alle boiate, cerchiamo almeno di non superarlo. Detto ciò, ce lo facciamo cantare dopo l'inno di Mameli, perché dice che così quello è un canto che ci riporta a ciò che unifica l'Italia. L'Italia è stata unificata per la verità nel 1861, quindi un po' prima della guerra di liberazione. Io ho l'impressione che presentare queste proposte da una parte innesca per l'appunto le dichiarazioni forse tipo un canto comunista, e dall'altra forse è esattamente quello che vuoi. Cioè qui bisogna decidersi se quando tu vuoi unificare qualcosa intanto cerchi di proporlo in maniera unita, che la verità è che invece vuoi caratterizzarti per dire un'altra cosa, vuoi caratterizzarti per dire che chi è contrario a questa tua straordinaria trovata, che per legge si esegue la Bella Ciao dopo l'inno di Mameli, che sono francamente due cose molto assai diverse anche nel loro significato, chi è contrario è fascista. Allora ora è sempre resistenza. Ecco, se la metti su questo piano, tu hai deciso di dividere, non di unificare, quindi il contrario di quello che proponi con la legge. Basterebbe cantarla e basta, nella massima libertà. Sì, ma cantala. Tra l'altro io la conoscevo da ragazzino, la conoscevo nel disco di Yves Montand. Pensate. Che pare francese, ma in realtà è italiano. Sì, sì. Yves Montand, che era tra l'altro comunista, quindi c'era questa cosa che diceva Bella Ciao. Poi era un 45 giri, lo giravi. E l'altra parte, il lato B, era Amor darmi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavare. Allora canta un po' quello che ti pare, tanto nel lato B c'era un'altra canzone popolare. Ci lasciamo così, grazie Davide Giacalone, appuntamento domani per la rassegna stampa 7:10. Grazie a voi, buona divisione a tutti.